5 del Presidente, procedura di liquidazione delle soppresse comunità montane, rilascio nulla osta. Numero 6 del Presidente. Numero 6 del Presidente, una riscritta. Termine dello stato di emergenza a seguito di eventi occorsi sul territorio Ligo nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, 4, 5 gennaio 2014, 16, 17, 19, 20 gennaio 2014. Procedure per il subentro della Regione Liguria nelle attività per il superamento dell'emergenza. Posso questo? Questa qui è semplicemente il subentro. L'avevo già chiesto. Che da commissario si faccia responsabile dell'attuazione del piano e quindi si danno le Poi numero 7 del Presidente, approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Direzione Marittima della Liguria relativa a forme di collaborazione e condivisione di informazioni in materia di servizi, processi, infrastrutture portuali e connessi. Numero 8 del Presidente, attribuzione dei direttori generali di alcune strutture regionali e gli assessori della Giunta regionale, parziale modifica e integrazione della deliberazione 923 del 2010. Conseguente alla delega dell'assessore Biella. Poi numero del Vicepresidente, qua ci sono dalla 9 alla 3, 12 sono rinnovi o rilasci di accreditamento. Okay. No, no, abbiamo fatto la riunione e qua gli ha detto che effettivamente, come avevo sollevato prima io, c'è un'incongruenza con la delibera, con un modello vecchio, ma poi avevamo fatto una delibera che è su contratti tipo che riguardano il socio sanitario, che quindi quelle sulla sanità pura possono andare, ma sul socio sanitario c'è un'incongruenza fra le due delibere, quindi da mettere a posto. Dici quale vanno bloccate, per favore. Direi magari le guardo un attimo perché dai titoli non. Siccome le abbiamo viste, perché sono o le blocchiamo tutte oppure me le date un attimo. No, blocchiamole, poi venerdì portiamo quelle giuste e poi. Vabbè, le rinviamo e poi si fanno le verifiche durante la. Ma non viene Claudio? Oggi no, perché certo. Allora, perché c'è anche una cosa strana sull'accreditamento, pensavo che venisse. Andiamo a Roma per la finanziaria. Sull'accreditamento del Senti di Spezia. Vabbè, allora facciamo rinviato e tutta la sezione. Era quella bloccata. Era quella bloccata. Dalla 9 alla 12, quindi rinviate. Numero 13 del Vicepresidente. Trasferimento in regime ambulatoriale, prestazione di quella procedura chirurgica, amniocentesi diagnostica, prelievo dei vini coriali. Poi, numero 14 del Vicepresidente e Assessore Rossetti. Linee operative per il percorso di accertamento dello stato di handicap ai fini di integrazione scolastica. Sapete che c'è una cosa a livello nazionale con la semplificazione? No, sospendiamo, Io non me ne sono curato,14 rinviata. Numero 16, Assessore Guccinelli, procedura di via regionale a legge regionale 3898, impianto chimico fisico di trattamento dei rifiuti liquidi in località Boscaccio nel comune di Vado Ligure, proponente Costavona, pronuncia di via negativa. Numero 17. Che è questo? Allora, Boscaccio ha presentato un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, quindi assolutamente non è connesso all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quindi un impianto che toglie spazio a eventuali altri impianti che invece sono necessari come il pretrattamento e il trattamento dei rifiuti solidi urbani. E quindi gli abbiamo detto che prima deve essere vista tutto il piano di adeguamento per quanto riguarda la discarica e quindi con gli impianti di pretrattamento e di trattamento come previsto dalla legge italiana, dalla circolare dell'agosto 2013, eccetera. E a quel punto poi potrà essere rivista questa domanda se ci sono gli spazi e se non ci sono ulteriori priorità, perché abbiamo degli spazi che invece ci sono. Grazie.
organica. Se visto il particolare clima, volete vedere un po' meglio, guardiamola meglio. Se non ci sono gli spazi ci mancherebbe altro, però in questo momento gli impianti in più che vengono proposti, secondo me, devono essere un attimo anche valutati sulla base delle esigenze che ci sono. Io di non ne sapevo assolutamente niente. Guardiamo la settimana prossima. Però potrebbero essere utili degli impianti per un'occhiata. Abbiamo scoperto, sono in realtà molto sottoborda per altre vicende, magari si parla un attimo con il comune, con la società. Bene? Allora, 16 rinviata. Numero 17, assessore Paita, intesa tra Regione Liguria e Prefettura di La Spezia per l'approvazione del piano provinciale per il trasporto di materie radioattive fissili. È uguale con la provincia di Genova, che è la 19, sempre un'intesa. Sì, è l'attuazione di un DPCM del 2006 che prevede che il prefetto si doti di un piano di emergenza per la protezione della popolazione quando arrivano trasporto di materie radioattive nella nostra realtà. Numero 18, assessore Paita, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo, Proterina 2, approvazione e modifiche dello schema di convenzione con ARPA di quella di GR 1271 del 2013. Numero 20, assessori Rossetti e Vesco, approvazione del piano di attività 2014 di Arcel. Numero 21, assessore Rossetti, approvazione del progetto completamente attività connessa agli avvisi di quella di GR 1292-1283 del 2011 per progetti di alta formazione relativamente al finanziamento di assegni di ricerca. Impegno di 91.140 a valere sul POCRO FSE 2007-2013 asse 4. Numero 22, assessore Rossetti, successione nella titolarità dei beni mobili e immobili della soppressa ARSU a favore di Arcel Liguria. Numero 23, approvazione dell'assessore Rossetti, approvazione della convenzione con ARPAL per l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 81 del 2008 relativamente al servizio di prevenzione e protezione, importo di spesa 32.000 euro, IVA inclusa. Numero 24, assessore Rossetti, adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, secondo l'articolo 128, con nome del decreto legislativo 163 del 2006. Numero 25, assessore Rossetti, attuazione programmazione in FEA, integrazione di GR 381 del 2013 e approvazione modalità di presentazione progetti per la promozione della riduzione dei rifiuti da mense scolastiche dei parti dei CEA, Centro Educazione Ambientale del Sistema Regionale. Venite? Sì, l'insacco, signora Bianco, fuori sacco. Presidente, concessione del patrocinio del logo della Regione ad iniziative varie. Del Presidente, progetto Best of, programma Italia-Francia al 2007-2013, approvazione schemi di convenzione tra Regione Liguria e Comune di Costara Nera, Aslu 1, Imperiese, Aslu 2, Savonese, impegno di spesa di euro 353.500. Assessore Rossetti, approvazione della convenzione con l'azienda ospedaliera San Martino di Genova per accertamenti integrativi dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, importo di spesa 15.000 euro, IVA inclusa. E poi, sempre dell'assessore Rossetti, conferimento di incarichi di studio e indagini all'indago SRL su fondi nazionali vincolati, a cui anche l'assessore Paita come altro proponente, su fondi nazionali vincolati rivolti alla microzonazione sismica di cui è la programmazione regionale, definita con DGR 1323 del 2013, importo di spesa euro 130.000, IVA inclusa. Assessore Barbagallo, approvazione bando per la concessione di contributi
agli imprenditori agricoli per l'acquisto o la permuta di terreni destinati all'incremento della superficie agricola utilizzata. Legge regionale 4 del 2014, articolo 7,1, lettera A, punto 2. Poi assessore Barbagallo, procedure per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative a sostegno delle imprese agricole per favorire il superamento delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari a norma del decreto legislativo 102 del 2004. Procedure. Come in agricoltura di quattro particolari. Poi, assessore Lucinelli, articolo 18,2, legge regionale 38 del 98, ricorso in opposizione avverso di GR 935 del 2014, pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale autorizzazione paesistica ambientale, progetto di ampliamento impianto eolico Val Bormida. Sì, lì c'è stato delle osservazioni che ci hanno fatto a una precedente delibera da parte del proponente dell'impianto di eolico e accogliamo le modifiche che ci ha richiesto. Mi pare che sono qua. Assessore Buccinelli, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, sul Port Fest 2014-2020, parere motivato positivo con prescrizioni. Sì, lì è il parere della VAS sul Port Fest, perché la procedura impone che sia sottoposto a VAS, c'è il parere favorevole con alcune prescrizioni, però la partita si chiude bene, a informazione di tutti, lunedì siamo a Bruxelles, speriamo di chiudere la trattativa con l'Unione Europea e avere il Port approvato. Io insisterò molto lunedì sul fatto che concentrando tutti i residui che abbiamo sulle aziende alluvionate dobbiamo mettere in campo rapidamente i soldi del nuovo FESR, perché c'è una realtà. No, no, quello è la VAS sul programma che è in regione, che è all'Unione Europea. Dice, dobbiamo insistere che ce lo sblocchino rapidamente, perché concentrando tutto per gli alluvionati, le aziende che non hanno subito l'alluvione hanno bisogno di risorse. Assessori Vesco, Rossetti e Rambaudi, individuazione delle reti territoriali per l'erogazione degli interventi della garanzia per i giovani in Liguria ed approvazione dello schema di convenzione con la Regione, deliberazione 950 del 2014. Sì, questo è un caso, di fatto con questo si rende pienamente operativo il progetto della garanzia giovani. Noi, quando avevamo presentato quel progetto, avevamo voluto integrare pubblico e privato nell'erogazione di alcune delle nuove azioni che sono incomprese in questo piano, anche per, da un lato, dare una maggiore tempestività, una maggiore copertura territoriale, dall'altro anche per trovare centri per l'impiego che non sarebbero stati in grado di erogare. Abbiamo emesso un bando, è arrivato, come avevamo insomma spiccato, una rete molto capillare, quindi molto che raccogliesse insomma i maggiori soggetti possibili, vuol dire questo obiettivo è stato raggiunto, perché sui 5 ambiti in cui è stata divisa la provincia, la regione, cioè le 4 province e il Tigullio, è arrivato un ATI per ogni di questi ambiti, e quindi oggi noi prendiamo atto che hanno tutti i requisiti richiesti e tutte le competenze che erano all'interno del bando e appunto abbiamo mandato alla sottoscrizione delle varie convenzioni che consente la partenza definitiva. Va bene. Quindi parte garanzia giovane. Quanto dura? Sì. Dura fino alla fine del 31 dicembre 2015. Tempo ci sarebbe se funzionasse, se funziona bene il tempo c'è. Bene, bene. Poi okay. Farò avere magari il prossimo giunto una relazione sullo stato. No? Ok. E poi un argomento dell'assessore Buccinelli, manifestazione di interesse della Regione Liguria all'iniziativa relativa alla costituzione di un cluster territoriale aerospaziale. Sta arrivando. Sì, questa è la richiesta che un comitato promotore ci ha fatto, dove c'è dentro Piaggio e altre aziende del settore, di costituire territorialmente un gruppo di lavoro
relativamente alla, all'adesione del nostro territorio a un cluster aerospaziale nazionale. Noi con questo argomento ci impegniamo a procedere. Annunciato, vero? Abbiamo fatto il regio insieme, un'ora, un quarto, sono gli altri cose. Cominciamo dalle più semplici, per la cartellina. Oggi presentiamo un depuratore, quindi a fare la paita, che è quello di Camisano, che pensavo fosse almeno invece a Lerici, dopo da 5 milioni e 3, che dopo 7 anni e mezzo finalmente finisce. Infatti è un po' la cortesia, dai. Poi presentiamo invece un'opera sempre infrastrutturale, che vi chiederei un'ora di assoluta attenzione, assoluta, telefoni, uscita, assoluta, che è il porticciolo di Camoglio, un'opera appena cominciata che finisce il prossimo anno. Poi presentiamo oggi una rete di imprese, ma diciamo la presenta Renzo, non c'è caso, direttamente. E poi abbiamo messo sul sito tutto ciò che facciamo per il biologico. Abbiamo rimesso qui ciò che è rimasto, per il giro che si fa a ottobre, lo trovate qui e poi vedremo di recuperare, se recuperare quelle perse. Cominciamo la questione, diciamo, dell'incontro di ieri con Renzi. Allora, la situazione è complicatissima. Io farei una breve, diciamo, introduzione, dopodiché, siccome è previsto per martedì 28 una riunione sui conti della sanità, quindi siete invitati, va bene? Sì, alle 17. Perché era quella su cui dovevamo anche ragionare su conti, tasse, fondi di viabilità, ma anche eventuali fondi da fare ancora. E siccome adesso la trattativa è in corso in questo momento, la sta facendo Claudio, ovviamente io la seguo di questo tipo, sarebbe quella l'occasione in cui ci si fa un po' il quadro. Quindi, il quadro di base è questo. Il patto per la salute va stabilito in incrementi significativi. Questo provvedimento di questo governo, in quale una manovra espansiva fatta con tagli di fiscalità, incentiva l'assunzione, anche con un po' di investimenti, agisce sul comparto regionale per 4 miliardi. Siccome il comparto regionale cuba 140 miliardi più o meno, la sanità ne cuba 109, voi capite che diciamo le affermazioni secondo cui non ci sarebbe un impatto sulla sanità, c'è un'affermazione non. Certo, teoricamente no, praticamente sì. Ora, la cosa è complicata dal fatto che questa manovra è il primo, o se volete l'ultimo, di un tassello assai più complesso, perché il trascinamento della Monti porta 1 miliardo, il trascinamento della Letta porta 300 milioni e il taglio IRAP, che è la tua, cui noi non partecipiamo, porta con sé 450 milioni. Quindi la sommatoria di queste quattro azioni, cioè il taglio regionale, diciamo, il trascinamento morti, il trascinamento Letta e il taglio IRA, salutato dagli imprenditori con grande, diciamo, dubbio, ma che paghiamo anche noi, perché secondo me attingiamo la percentuale, diciamo, di questa roba qua, porta a un'operazione di 6 miliardi e 250. Ci siamo visti giovedì sera alle 18.30, c'erano posizioni anche, come dire, variegate, potete immaginare Zaia piuttosto che Rendo, diciamo. Però, so, per una serie di considerazioni anche di agibilità politica, parliamoci chiaro, e anche per una condivisione di fondi del tentativo della manovra espansiva, poi c'è anche questo punto, entriamo nel merito e proviamo a... L'incontro si è svolto ieri mattina alle 8, durato un paio d'ore, devo dire che è stato anche un incontro positivo dal punto di vista delle relazioni che ne sono scaturite. A questo punto si mette al lavoro un gruppo che affronta il tema sanitario e sociale, in opposto con forti temi che mi ha sottolineato Lorena, poi l'ho chiamata, l'ho anche pregata di interloquire con la delegazione che parteciperà. Perché Lorena pensa che a parità di
spesa, si può, l'ho detto alla riunione, si possa dare un indirizzo anche più, come dire, corretto. L'esempio che ho fatto lì a Matteo Renzi, ma che lei mi ha semplicemente trasferito, perché mi ha molto trasferito, è meglio, diciamo, aumentare il fondo sociale per i comuni, che devono farsi carico di bambini che le famiglie non seguono più, costano al comune, a volte anche piccoli, 40.000 euro l'anno, che si sono socialcati, fatto questo esempio. Poi so che tanti ne fanno anche altri, di esempio, cioè bebè, bonus bebè, piuttosto che asili. Però è evidente che questo secondo aspetto mi appare da un punto di vista politico e comunicativo più complesso. Anche se forse si potrebbe fare un ragionamento sul livello, diciamo, di, no? Non può essere vero, diciamo, che la denatalità è molto legata alla crisi sociale per fasce di un certo tipo, questo che non sia meno vero per fasce di un altro tipo, smetti un po' di costumi. Vabbè, su questo punto qui credo che non ci sia molto da aggiungere, te ne occupi tu, mi dice delle cose che si fanno, quando vai, si devono fare le cose, eccetera. Il resto, dunque, ha un presupposto di intesa, ha un presupposto di intesa possibile, una condizione sola che credo che il bilancio conosca, cioè, che io non saprei neanche spiegare. Comunque si conclude un'operazione di tipo finanziario sui bond. E poi magari mi spiegate un attimo meglio, perché io voglio dedicare anche ad altre cose, che sostanzialmente avrebbe, diciamo, un vantaggio di ridurre il taglio di 2 miliardi e non cambierebbe i conti dello Stato. Sono le economie su quel fondo. Un fondo che aiutava le regioni a togliersi i derivati, che sono economie. Dico subito che i primi contatti avviati dalla nostra delegazione con MEF non hanno dato esito positivo, perché a questo punto abbiamo ribadito con forza questa roba ieri a Palazzo Chigi. La delegazione del governo era così composta: Renzi, Dario, Lanzetta, Bressa. Cioè, in altre parole, per essere chiari, non c'era il MEF, e quindi diciamo, è evidente che avanti un'idea di sia Chigi il centro di queste dinamiche, insomma, tanti anni non è mai successo, ma poi se si cambia verso, si cambia verso. È evidente quindi che questa possibilità passa attraverso il fatto che ci sia un'interlocuzione con Derrida, che chiaramente la persona di vicenda, che anche con le sue strutture centrali, diciamo, con la rete, esisca, come dire, una disponibilità, una possibilità di fare questo lavoro e poi, come dire, interloquista col MEF in certi modi. È chiaro che l'interlocuzione che può avere col MEF, la presenza del Consiglio, è più importante di quello che possiamo avere. Ho suggerito a Claudio di parlare con Chimè, nella ex veste di importantissimo uomo, diciamo, della struttura del MEF, ma importante della scuola sanità, perché è evidente che la sanità, il tesoro della sanità è successo questa trattativa, c'è un rapporto quasi di 1-1. Vabbè, poi c'è il presidente accetterebbe sul tendenziale, come dire, se quella cosa lì va bene, il ridimensionamento della sanità, le cifre indicate sono in un range 1-1.5. Ma sarebbe sul tendenziale, quindi sarebbe comunque una cifra superiore di 0,5 rispetto all'anno precedente. E poi ci sarà il solito salvaguardia, i costi standard, le cose più minute, eccetera, eccetera. Ora io vi proporrei, cioè, ci sono chiarimenti naturalmente, vediamo, ma vi proporrei su questo punto di fermarci qui, se non ci sono appunto invece richieste, di dedicandoci, pregando di liberarvi un pochino tutti, del tempo, ma che lì sto chiedendo se questo orario non possa essere anticipato, ho fatto un po' una verifica, perché se noi finissimo un mattino con figlio, non sarebbe male fare una discussione precedente, diciamo, se una precedente che
si mette per dire quelli che sono qui, bisogna sentire l'audio, potrebbe cominciare sulle 15. Quindi affrontiamo manovra e leggi sulla sanità, che hanno anche poco a che fare con la presenza dei direttori generali delle ASL. Vediamo, perché altrimenti poi troppo qua. E poi magari invece verso il 17, perché io poi partirei per Roma, andare al Senato, verso il 17, come dire, fare i conti del 2014 e quindi sostanzialmente costa. Stavamo cercando di metterci d'accordo per spostare degli incontri che avevamo messo negli orari più tu e farle rire. Sì, capisco. Ha una proposta, se non si può fare, diciamo. Di quanto, scusami, lo... Ma io adesso, permesso che c'è anche un interesse per i due personali, perché poi devo viaggiare comunque per Roma, nottata, per andare all'audizione al Senato il giorno dopo, qui chiaramente io devo andare. Ma quello non è un problema, potrei anche partire, andare, tornare, insomma, è che... C'ho in testa che in quella mattina possa essere l'ultimo momento che farà con la sua audizione, in funzione di questo che mi sono comunicato a persone, in particolare a tutti. L'idea mia era questa, quella di alle 15 fare una discussione politica, diciamo, con il nostro direttore, ovviamente, sostanzialmente su come sta andando la cosa romana, che a quel punto si sa già. Tenete presente che la Lombardia dice che lei fa il bilancio con i tagli. Io li applico già, un decreto legge, capite cosa voglio dire, no? Cioè, modifichi il decreto. No, un decreto o un disegno di legge? No, un disegno di legge, allora, non è un decreto legge. Allora non è neanche corretto. Sì, un disegno di legge. È una scelta politica. Io direi alle 15:17, se ci riusciamo, ho sentito che ho detto Claudio, naturalmente non c'è neanche un anno. No, un anno non ha risposto. Ti pregherei di sentirlo subito, però Claudio, mandare i messaggi. Oppure le mani tu adesso. Io farei due ore in cui parliamo di questa vicenda qui nazionale e ci scambiamo un'opinione politica sul metodo e sul merito per ciò che riguarda sostanzialmente l'operazione di spending e ordine della sanità in uno scorcio legislativo molto meno. Poi si potrebbe anticipare alle 17 la cosa dei direttori generali e che avrebbe a questo punto solo un tema. Parli del 28. Sì. Ma beh, c'è consiglio sul bilancio, non escludo che possa il consiglio sul giorno, il consiglio del giorno. Detto bene, ce l'avete subito piantato. No, ma hanno detto. Allora scusate, possiamo provare a sentire il vostro. Cosa si può dire così? Noi possiamo fare allora. Dalle 13 alle 15 quello che ho detto adesso. Alle 13. No, là o qui a seconda che il consiglio finisca. Allora, manovra, Renzi. Leggi per ordine della sanità e la possiamo fare il gruppo, insomma, una sala là, ok? E poi, diciamo, fine consiglio, a questo punto più o meno rimarrà con me, 17:30, il direttore, che a questo punto concentreremo su 2014, tasse, sempre nessuna risposta. Me la fai una memoranda che firmo io e quindi ti diamo la mano. Fate partire oggi. Morando è veramente una persona preziosissima. Allora, Morando, dati fiscalità a Liguria 2014, in cui ci concentriamo su, diciamo, su tre cose, numeri, conti, fondo, tasse. Naturalmente è un'ispirazione che non può non tenere conto di ciò che abbiamo detto nel precedente, perché si va verso una stretta. No? Va bene, mi pare che vada bene così, no? Sì.
non so se nell'incontro l'impegno del governo sui 560 milioni. Ve lo sto per dire. Lo sto per dire. Quindi ho 28, scusa, fino a che ora pensi ci teniamo solo per organizzarci, 20, 21. Allora io mi metto in alto quando ho finito. Adesso a campo ligure alle 20.30. Salvo gli impegni sport, tu sei anche uno dei meno coinvolti in questo tipo di discussione. Però... Invece la possibilità di dover andare a Roma per fare è questo quando più mi è. E guarda, io ho scritto la mail sul mio problema, adesso sta male. Posizione al Senato, diciamo che gli di Dio, che mi fa una cosa che deve una forza, andare di uno al tre. Adesso vorrei aspettare un po' le reazioni, oltre le mail che mi sono un po' più. Va bene, Montaldo. Eh? Montaldo va bene, fa dalle 13 alle 15. A questo punto potremmo anticipare di una mezz'oretta quell'altra per avere più tempo, Ivan, dicendo che in caso che il Consiglio proseguisse gli avviseremo quel tempo e si sposterà un po'. Va bene, a questo punto rimarrebbe in piedi questa roba qui, adesso ne parlo a lungo, e individuerei nella giornata di mercoledì, lasciando scegliere loro il momento, se sarà, diciamo, sarà disponibilità, di darci una risposta per, insomma. Va bene, prima di dedicare un'oretta all'alluvione, mezz'oretta all'alluvione, vorrei dire un po' di cose. Punto. Una è questa qui del taglio. Ora, questa cosa qui è stata riproposta ancora ieri, mi pare che sia 5,60, no? Sì. Non c'è ancora risposta, ti dovessi dire non marca bene, ma i numeri dei FAS che ho avuto da voi, come dire, scontano già questo taglio o ancora no? Accordi chi c'è? Sì, scontano i 200 che sono già stati fatti e i 17 lo scontano in parte. Lo scontano in parte perché i 200 si sono aggiunti. Quindi... Comunque, la cosa che hanno detto ieri al tavolo di Palazzo Chigi è che questa è una decisione della chiusa in ottobre. Cioè, un mese prima dobbiamo riprogrammare il FAS. Quando sappiamo questa cosa qui, probabilmente ci batteremo per eccetera, eccetera. Vedremo. Cioè. Marino fa una nota alle 3 di l'anno. Va bene. Sì, la settimana prossima questo aspetto si chiude. In questo momento ti direi che secondo me è messa male. Ti direi che secondo me è messa male. Speriamo che cambi. Ma anche di ragionevolezza. Può darsi che sia una sensazione sbagliata. Può darsi che vada nel calderone la discussione del governo. Va bene, invece ho letto stamane che il Blocco Italia va verso la fiducia. Come sapete lì noi abbiamo i 25 per Genova, cioè le leggi non dicono mai, no? Sono accordi politici che poi avvale, no? 18+7. Dovrebbe esserci quell'accordo di metà Genova. Perso di vista, ma dovrebbe esserci. Mentre avete visto che nella finanziaria il governo affronta il tema di Renzi, e direi anche come dire doverosamente, visto che c'è preoccupazione su questa roba qui, si doveva preoccupare anche prima, ha avuto 7 anni per preoccuparsi, quindi. Diceva che aveva lasciato dei trascritti di Muglia, c'era una riunione urgente per l'Ebola per fare tutte le procedure di... Va bene, ancora, i 29 milioni della prima Ventimiglia. Ah, ci sono, bene. Vado a ricontrollare un po' la metropolitana. Sì. Poi c'è una riunione molto importante lunedì per l'amianto, giusto? Sì. Io riesco, la nota per la anticipata. Ah sì, a che ora? 11:30. Sempre quel giorno lì. Sì.
Adesso io, passata questa settimana, che mi concentrerei nel rapporto con Renzi, il suo, sull'alluvione, poi la settimana prossima proverò a concentrarmi su quella roba lì. Sarà la riunione al Ministero col capo di gabinetto di Renzi, caso, c'è anche una delegazione del Consiglio di 5 consiglieri. E poi alle 5 c'è l'incontro dei capi di Politano del Senato. Allora, diciamo che questa settimana la seguo ancora più, io questa settimana diciamo faccio l'audizione, che se possibile. Adesso vediamo il discorso all'unione. Io vorrei dire subito che qui, né qui, né la cosa... Scusa, visto che siamo a bilancio, ieri abbiamo fatto la commissione uh-huh. e l'opposizione voleva un rinvio che però avrebbe rinviato martedì in consiglio. Noi, forti dei 54 milioni, forti del fatto che una volta chiarita la nostra posizione non condivisa dall'opposizione, come era difficile prevedere, non si capivano le giornate a cosa sarebbero servite. Quindi alla fine si è ritenuto di votare nel merito l'atto e portarlo in consiglio di Sciaupi. Sono usciti Rizzi e Pellerano, la Bianca è già andata via con Morgillo, per l'impegno, quindi presumo che ci saranno toni apocalittici. La dimissione assoluta. O per uno. E noi le voteremo compattamente. Non avevo dubbi. Ma prima della manovra Renzi, senti, ma quindi martedì abbiamo intenzione di fare un rendiconto assestamento, ma i rifiuti ci sono ancora o non ci sono più? Bella domanda. Rifiuti. Vai al consiglio lunedì. I rifiuti vanno in consiglio 4 e la commissione ci sarebbe il 29, se però tu mi dici che invece bisogna andare a Roma o organizzo che va a Gabriella e va bene. Oppure chiedo. Diciamo che l'incontro romano, se ce lo fanno fare, se adesso ne parliamo a lungo, diventa un po', può essere che sia anche noi diversi, diciamo diversi, chiaro che in quel caso cambierà tutto. Insomma, se il governo accetta l'idea di fare un provvedimento mirato, insomma, come dire, o comunque norme mirate dentro un provvedimento generale, è chiaro che in quelle poche ore che abbiamo bisogna andarci quando ci chiamano. No, ma non c'è un decattere, c'è un generale. Sì. Per spostare questa commissione, eventualmente chiedo una cosa, che ci vada Cascino al mio posto, perché giuridicamente sembra la persona diciamo che può spiegare tutto, la lasciamo e eventualmente... Cos'è, mercoledì 29? 29 alle ore 10. Vabbè, adesso veniamo ai contatti avuti in questi giorni romani. Adesso lascerei perdere la volta di per un'altra volta, poi io lo viene e basta. È arrivata la delibera. È arrivata la delibera, allora è giusto intanto. Sì, questo è la... Scusa, vorrei fare una cosa diversa però. La facciamo proprio per tutti, è illustre. Diciamo, allora, quando c'è la copia. Sì, quando c'è la copia, magari che un po' altro loro. Proprio per tutti. No, perché siccome è delicata, giusto? Anche il direttore, lì, insomma, siccome è delicatissimo. Allora, vediamo i contatti avuti e vediamo cosa pensiamo di poter fare. Dunque, l'altro ieri tutti i parlamentari liguri, tutti i parlamentari liguri, tra i quali ovviamente la persona che ha più dimestichezza con questa materia è l'onorevole Maria in Toscana, tra Liguria, perché è quella che da anni diciamo. Quindi tutti voi che seguirete questa cosa, in particolare Lele Renzo, mi pare che la questione di Enrico sia abbastanza risolta da vicende non legislative. Ci sono già 3 milioni nel decreto, come detto. Tutti quelli che avessero a che fare, vi pregherei di usare lei come punto di riferimento per il parlamentare, perché è quella più esperta. Toscana, poi lei come se in ambiente, Toscana ha avuto una vita. Ovviamente il parlamentare ha una disponibilità grande. Sì. A questo incontro erano presenti anche i ministri liguri, siccome questo incontro è stato fatto, come dire, separatamente, ma come dire, poco prima
confronto con Bernerini sulle vicende politiche, abbiamo chiesto anche al PD, diciamo, perché siamo ministri del partito in peso politico, ovviamente un po' di tempo ce l'ha, di, mi pare che sia una disponibilità forte. Dopodiché, nella serata di mercoledì, diciamo, più tardi, insomma, il Ministero ha fatto un bellissimo incontro con Orlando, che secondo me potrebbe essere la figura chiave di questa vicenda. E poi, nella giornata di, successiva, cioè il giovedì, ho informato di questo incontro sia del Ministro Ligure, che ha illustrato le nostre proposte, sia del Ministro Ligure, sia Renzi, che Lotti, che della Io. Queste sono le persone. Ora, la consapevolezza che qui sia successa una cosa non ordinaria, diciamo, c'è. La disponibilità politica, diciamo, a affrontare questa cosa con modalità diverse c'è. Mi pare che il tesoro, attraverso Morando, ma che ne ha parlato anche con Paolo, capisce che ha fatto una cosa speciale ed è disponibile a farlo. Naturalmente dice questa nostra disponibilità, poi va messa insieme con la presidenza del Consiglio. Dopodiché, nell'ipotesi che si assumesse di fare una cosa un po' speciale, per capirci, bisogna capire che poi non si attacchino 20 vagoncini per caso salta tutto. E siccome ci sono tantissime situazioni di sofferenza, la cosa è politicamente molto complicata. Insomma, perché per gli ultimi giorni, Emilia, la Toscana, Arena, Friuli, Piemonte, ma a precedenti vicende. Perché dico questo? Perché le risposte che davano la protezione civile sono molto, molto, molto limitate. Molto, molto, molto limitate. E quindi, se questa cosa qui sarà affrontata in modo ordinario, noi non riusciamo a vivere. I Liguri non riescono a vivere, sono intesi come per Liguri, il comune, le imprese, le famiglie. Se invece ci sarà la disponibilità economica, la forza politica di affrontarla come un caos straordinario e poi di fargli avere una corsia come via urgente, e senza che questo comporti un trascinamento che la renderebbe ingestibile, ce la possiamo fare. Sì. Io penso che i tempi per capire se andiamo verso una soluzione ordinaria, quindi armati più o meno di una guerra del 5 terzo, per capirci. Infatti siamo ancora lì, diciamo. E diciamo invece una soluzione più specifica, secondo me, sono una settimana. Cioè. Che è il motivo per cui non ho assistito affatto che il governo affrontasse ieri, anzi, ho chiesto che non affrontasse ieri, la questione della somma urgenza, perché se l'avesse affrontata ieri, la affrontava in modo ordinario. Lo dirò per quest'anno. E quindi ci riserviamo una settimana, 10 giorni per capire se passa un'altra strada, nella quale poi c'è quella roba lì, ma c'è come una componente di un disegno più ampio. Ora, l'ultimo punto è che mi pare che si possa anche ragionare sulla possibilità che i finanziamenti assegnati. Una cosa che non farei in nessun caso, ma qui di là sono cifre, mi sembra giusto che alla fine se la fanno, la facciano loro. Però il punto molto importante che abbiamo visto di là, che abbiamo visto laggiù, è che c'è una disponibilità a prendere in considerazione strumenti e risorse datate 2014. Perché questo è chiaro che cambia la vita, no? Deve andare sulla stabilità, almeno in parte, no? Almeno in parte. Cioè, dico cose che sono chiare anche a noi, no? Un conto che noi mettiamo in lancio 2015 delle cifre, un conto che dai fondi di riserva, eccetera, 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 attingiamo. Ma avete visto ieri invece, diciamo, sullo Sblocca Italia, il bacio di ferro, ambiente,
bilancio sul fondo globale, ma che in buona parte è indirizzato da noi, ha vinto al momento il bilancio, e quindi i fondi 50 centesimi sono tornati 50. No, infatti oggi si è pieno, ma perché dimostra che se questa cosa non ha una lettura, diciamo, straordinaria, finisce così, insomma, abbastanza chiaro. Vabbè, ripeto, abbiamo trovato, è successo anche qui con D'Angelo, insomma, abbiamo trovato la disponibilità di tutti molto elevata. E... adesso i punti su cui articolare questo argomento qui sono quattro: uno si chiama imprese, uno si chiama famiglie, uno si chiama sonno urgenze e uno si chiama messa in sicurezza. Dico distinti perché sono distinti. Allora, per le imprese tra poco parlerà Renzo, la sintetizzo, la novità rilevantissima che l'Unione Europea consente di dare prima. Devono solo riprendere, ho detto brutalmente dire che riprendono. Poi, poi... a oggi dichiareranno. Eh? A oggi autocertificano e dichiarano. Dopodiché, qualunque sia la percentuale che decidiamo di assegnare, le diamo in mano subito, e per ciò che riguarda il bando di oggi, Renzo dice entro Natale, però ha fatto che si dimette. Diciamo, se qualcuno mi vuole togliere di mezzo, avrei un boicot pure dentro. Risparmieremo un po' di più. Dai, dai, adesso consigliere, se è legato. Il bando di oggi è il bando sotto i 40. Il bando sopra i 40 uscirà quando l'Unione Europea ci avrà detto... ma nel giro di un mese siamo in grado di farlo, veramente. Ci avrà detto che possiamo dirottare dei fondi da un capitolo un altro, lo dico un po' sottolineato. Se ti posso interrompere. Per dare un messaggio anche di tranquillità all'esterno, perché non vorrei che tutti si concentrassero su questo primo bando, per paura che il secondo poi non c'è. L'Unione Europea ci dirà di sì, ha già detto di sì in precedenza. L'elemento che tu dicevi prima, che il governo ci metta risorse 2014, questo è importantissimo perché se abbiamo risorse 2014 integriamo i fondi nazionali con quelli europei, e anche lì ci può essere una quantità di risorse che ristora in maniera consistente le imprese. Quindi, adesso, finita questa esposizione, che tra l'altro dura ancora pochi minuti, è arrivate le copie, che non sono ancora arrivate, vero? Renzo ci illustra il bando perché è chiaro che qui ogni virgola, no? Avete visto che il governo ha fatto provvedimento sulla fiscalità, ma dicono gli esperti che una riga... c'è l'INPS fuori, c'è un problema serio che dobbiamo insistere. Ok, insisteremo, cioè, quindi bisogna stare attenti, a... cioè, mi pregherei di guardarlo con microscopio tutti, a parte di guardarlo è una che secondo me non mi scappa niente, ma comunque insomma, siamo capiti. No, i giuridici. Comunque c'è stato un percorso insieme a Camera di Commercio che ha un ruolo non trascurabile e con le stesse associazioni di categoria dentro questa mattina. Poi è evidente che qui non possiamo parlare di percentuali perché non si sa, diciamo, com'è il totale, no? Anche se sapete che abbiamo l'indirizzo per dire di valutare di più perché hanno già avuto il. No? Già nel bando. La seconda, divertita Juventus. Chi sta a capire? Quelli che... Sì. A questo punto, scusa, illustro bene per consiglio. Ah no, perché non abbiamo le copie. Dopodiché si fa il secondo. Adesso, senza stare lì a andare a spaccare il cappello in quattro, noi pensiamo di mettere in campo 50 milioni di euro grosso modo. No, dai 40 ai 50, ma più vicino ai 50. Più vicino ai 50 che ai 40. Divisi più o meno a metà, adesso per il primo ci sarà già il bando adesso. Questo bando parte con 20, ma io credo che lo andremo ad aumentare nei prossimi giorni, per esempio devo aspettare l'assestamento. Per... più o meno a metà tra i due, diciamo, dai 40 ai 50, più vicino ai 50 che ai 40, più o meno questa cifra divisa a metà, e quindi dai 20 ai 25, più vicino ai 25 che ai 20. Allora,
caldo. Ecco, adesso penso che lo posso mostrare, poi vediamo il resto. Ah, voglio solo dire che è evidente che senza che il governo, quella procedura straordinaria, eccetera, eccetera, intervenga su questa materia qui, nonostante questo sforzo non riusciamo a dire. Giusto Renzo? Come? Cioè, nonostante che sia una somma rilevante, se il governo con le stesse modalità operative e con tempi rapidissimi non ci dà una mano, certo, per cifre che siano più o meno comparabili, come si è più con De Andris, non riusciamo a dire. Vai. Vabbè, ma il bando è molto semplice. Il bando parte con una dotazione di 20 milioni di euro, ma abbiamo già la certezza che andremo ad aumentare questa cifra e la speranza di arrivare a una cifra vicina ai 25. Il bando, le domande possono essere presentate da lunedì prossimo. Il bando oggi pomeriggio sarà sul sito, quindi chi vuol prenderne visione ne prende. Deve andare sul bollettino. No, si parte prima. Deve andare sul bollettino. Sì. Però, oggi lo carichiamo già, da lunedì si presenta le domande possono essere presentate fino al 14 di novembre. È cambiata ancora? No, le domande, il modello E in Camera di Commercio scade il 10. Noi diamo qualche giorno di più perché c'è il meccanismo, altrimenti potrebbe avere dei problemi. La struttura è molto semplice. Ma c'è gente che può non fare quel tragitto lì? No. La scadenza da dire alla gente è il 10. Per il modello E, che è lo strumento essenziale, è il 10 di novembre. Quindi posso dire solo 10. Però un bando, una scadenza nel bando va messa, nel senso che oggi dobbiamo dire che la scadenza. Il cittadino può prontare il modello l'11, no? Il cittadino non può prontare nessun modello, deve essere l'impresa che porta il modello. No, no, bisogna stare attenti perché il cittadino presenta i danni in comune con un altro modello. L'impresa deve presentarlo entro il 10. Potrebbe anche decidere di presentare il modello E e dopo due giorni presentare la domanda alla regione. L'auspicio è che tutti la presentano lo stesso giorno, quanto presentano il modello E. Se potessimo non introdurre elementi, non si può fare una cosa chiara. Allora, il problema è che il 10 è la scadenza data già per i modelli. Siccome possono essere spediti, ragionevole che qualcuno dice fuori Genova possa allora arrivare il 12. Ma allora è chiaro, scusate, ma allora diciamo una cosa chiara, che il modello E deve essere consegnato alla Camera spedito entro il 10. O spedito entro il 10. Volendo presentano unitamente già a questo punto da lunedì la domanda di insieme al modello E, insieme al modello E va presentata. Mettiamo chiaro così. Sì, però dobbiamo lasciare qualche giorno per... È a vantaggio dell'impresa, perché l'impresa... Sì, sì, noi diciamo che deve essere... ...che presenta il 10 modello E, si dimentica di presentare la domanda, appena qua qualche giorno. Ci dai qualche giorno di più da quel punto di vista. La procedura... La comunicazione è parte di 10. Insistiamo con 10, insistiamo con 10. La procedura è semplicissima, perché... Ma oltre il modello E, quindi devono fare la domanda. Devono fare una autocertificazione, che è allegata nel bando, la gente lo vedrà, è semplicissima, dove si dice pochissime cose, che hanno avuto l'allagamento, che è correlato all'evento alluvionale, possono autocertificare che l'hanno già avuto nel 2011, devono autorizzare IBAN, tutte queste cose qua. Devono autorizzare la richiesta dei dati DURC, quindi è un foglio da riempire semplicissimo e l'unica cosa che fanno, presentano modello E e presentano questa domanda di autocertificata alla Camera di Commercio. Viene fatta, i professionisti che hanno messo a disposizione gli ordini accompagnano le imprese oggi nel predisporre il modello E
e accompagneranno poi gli stessi professionisti le imprese a fare la perizia. Noi nel bando gratuita. Noi nel bando ci sono due cose: c'è una mappatura delle zone che sono interessate dall'evento alluvionale, una mappatura, una duplice mappatura, c'è una indicazione di quelli che sono i comuni che hanno subito eventi di allagamento, di inondazione, che ci ha fornito la provincia di Genova, e poi c'è una mappatura delle zone di Genova che sono state inondate. La mappa è allegata al bando stesso, che ci ha fornito il comune, devo dire, con un lavoro fatto con grande dovizia e grande particolare, con grandissima attenzione. Diciamo già che il 75% di quelle che saranno le risorse disponibili nel bando verranno ripartite fra tutte le imprese. Seguimi se dico correttezza, inesattezza, correggimi. Il 75% o comprese le eventuali addizionali che arriveranno. Bando oggi è 20, no? Sì. La cifra complessiva comunque sarà ripartita, il 75% fra tutti coloro che hanno subito l'evento alluvionale e presentano il modello E, l'ulteriore 25% sarà ripartito fra coloro che sono al secondo accadimento. Abbiamo voluto evitare di dire una percentuale fino a, mi sembra che è un meccanismo molto più lineare e molto più chiaro. A oggi è difficile fare una previsione di quanto sarà il danno. Noi abbiamo un primo dato di ieri sera. Ieri, al 23 di ottobre, in Camera di Commercio erano già stati presentati 101 modelli E per un importo complessivo di 5.124.000 euro. 101 modelli E presentati ieri. 5.100.000 euro di danno al momento contenuto nel modello E. Le segnalazioni per danni fino a 40.000 euro sono state 77, 24 quelle per un danno superiore ai 40.000 euro. L'altra volta a Genova c'era stato un danno complessivo denunciato con i modelli E fino a 30.000 euro, che era di 9 milioni. La stima che si può fare è che triplichi o quadruplichi quell'importo lì, quindi si picchierà tra i 30 e 40. È un'ipotesi però molto a palmi che possa picchiare. Tra 20 giorni abbiamo le idee chiare. Tra i 20 giorni abbiamo le idee chiare. Io non so se c'è altro da aggiungere. Scusa l'interruzione, sì. Naturalmente bisogna dire che oltre al fatto che si passa da 20 a qualcosa di più, no? Sì. Se poi ci fosse, come dire, finanziamento anche nazionale, in base a quelli che saranno i numeri che verranno fuori, non è escluso che lo a posso. Seconda di quale sia l'importo che ci arriva dal governo sulle imprese, ragioneremo un momento. L'importante è poterlo fare prima che si proceda al riparto, perché altrimenti dopo diventa difficile. Per questo che il provvedimento. Sai, il riparto bisogna fare qualcosa. Prima che arriva è meglio. Dunque, abbiamo parlato con Renzo, prima ho fatto un passo anch'io lì all'incontro, però poi dopo ne abbiamo riparlato. Io ritengo che sia giustissimo il fatto che noi proviamo a dare subito queste risorse, però ritengo anche altrettanto importante il fatto di collegare questa partita delle imprese con la questione della messa in sicurezza, con sistemi che per il futuro... Intanto ti affrontavo troppo. No, lo dico qui perché secondo me, pur essendo canali diversi, è giusto partire subito con questa linea, però immediatamente dopo, o con il finanziamento nazionale, che auspicabilmente copra, diciamo, fare una sorta di, come dire, no, aggiunta a questa linea, dicendo se tu hai messo, se tu ripristini la tua impresa, è quello che abbiamo deciso, se però tu ripristini la tua impresa e metti anche un sistema di protezione, allora c'è un X che si aggiunge. Lo affrontavo. Non puoi unirli. No, possiamo fare due provvedimenti che vanno di pari passo. Sono due provvedimenti diversi, ma siccome la cornice è la stessa. Concettualmente sì, devono essere due binari che vanno parallelo. Guardate che altrimenti il rischio è quello che poi ci ritroviamo. Questo qui è un punto che nel testo del governo io ho messo con molta evidenza, che Morando ha accolto con grandissima. Scusa, l'ultima cosa è termine. Bisogna molto insistere. Noi dobbiamo fare in modo che questo bando qua, che il prossimo sia coerente con questo.
quindi le procedure che seguiamo qua, semplificate, di anticipo del danno, queste cose qua, siano fatte anche nel prossimo. Occorre che il governo ci... Che il governo applichi anche lui il regolamento europeo. L'ho già chiesto, ma volevo dire solo due cose di cui non sono indicata, ma comunque, ecco, non so che il discorso della situazione, qui è fatto o no? Sì. E cosa dice? Nell'autocertificazione, dai, prego. Dice che devono dichiarare se hanno la copertura assicurativa e il massimo dell'importo assicurato, dopodiché il rimborso lo prendono comunque, fermo restando che si impegnano a restituire eventualmente, una volta liquidata la quota assicurativa, la differenza per non arrivare a superare il 100% del rimborso. E noi gli diamo i soldi, lui dopo dovrebbe rimborsarci la quota che va oltre il 100% quando tiene il rimborso. Più di così. No, ma è anche giusto che la sicurezza è per le fede degli altri. Certo. Vabbè, la seconda cosa invece è che in una data che si può immaginare più o meno nel mese di secondo bando. Secondo bando io sono fiducioso che farò il mese di novembre. Parte il secondo bando, ovviamente lì arriva De Minimis, giusto o no? No. No. Questo è un regolamento di esenzione che si applica. Quindi in teoria vende il soldo per la comunione, questo lo valuteremo, se stabiliremo a riparto una percentuale, in teoria c'è un impedimento europeo su questo, c'è un altro tipo di aiuto, non sono contributi agli investimenti, ma sono... poi converrà che non è vero. Ma non c'è un vincolo europeo sul tetto. Pensavo anch'io che ci fosse, invece non c'è. No, questa è una cosa che va spiegata, naturalmente poi sa oggettivo che siamo molto fatto morire l'aria, non è assicurato. Però non includiamo nessuno. Ma qui ci stiamo dicendo la regola, cioè, i soldi sono quelli che ci avremo. Infatti no, secondo me, dopodiché sapremo anche qual è l'eventuale integrazione di risorse che potrebbe venire da una. E va bene. Chiederei a lei invece, poi dico la cosa professore, di fare un attimo una verifica con Gabriele, ovviamente di chiedere di invitare anche le altre regioni, per il discorso fondo sociale. Io credo che noi non ci siamo con i numeri, diciamo, no? Però siccome non so bene quanto si possano sommare pubblico e privato, parlo per gli uffici, quanto si possono mettere insieme episodi diversi, anche nel tempo correlato, bisognerebbe che avessimo una cosa scritta dal governo, il governo che ci dica si può, non si può, no? Perché così. Se c'è questa possibilità, anche se è il 2%, va bene? Adesso veniamo al discorso, diciamo, autoprotezione. Ora, come dirò al punto 4, se tutto va bene, l'area tra Reggiano e Bisagno, nel suo complesso, è in relativa sicurezza. Come si chiama questa sicurezza che raggiungiamo attraverso trentennale, cinquantennale, centennale, ottantennale, secondo lotto, terzo lotto più Foreggiano, a che punto arriviamo? Dobbiamo arrivare con, diciamo, con il nuovo bando alla centennale con Franco. Centennale con Franco. Non è assoluto, insomma, neanche proprio. Nel 2020, più o meno, dai, dico 2020 perché vuol dire 50 anni da 70. Ora, come ho detto tante volte in questi giorni, detta così una schifezza, detta oggi è un miracolo, chiaro? Perché bisogna fare molto più in 6 anni di quello che si è fatto in 44. Allora, io penso che anche un provvedimento governativo sarebbe molto importante avviare un'operazione di finanziamento di interventi. A me risulta che abbia fatto uno solo e che abbia funzionato alla perfezione, abbia fatto 10.000 euro. A me risulta che abbia fatto uno solo, che abbia speso 8.000 euro.
100.000 euro e che abbia funzionato alla perfezione. Allora non c'è dubbio che nell'attesa delle grandi opere, insomma, queste piccole opere editive andrebbero aiutate e incentivate. E allora nel testo che ho scritto il governo, io vedo di provare a mettere una cifra, perché l'opera con una cifra, è evidente che noi non dobbiamo dare indicazioni su che tipo di, non è mai sul soggetto che lo realizza, senza dire. E in quel caso lì noi potremmo compartecipare alla spesa, mi spiega Renzo, con i fondi 14-20. Bene? Sì. Il discorso della messa in sicurezza? Sì, 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 no, stavo leggendo. Chiaro? Nel senso che se il governo mettesse X, noi potremmo mettere X. Che se lunedì ci va bene, noi i fondi 14-20 abbiamo in tempo. Naturalmente potremmo anche mettercene una parte, anche senza che il governo ci dimentichi. Chiaro, quindi sostanzialmente noi stiamo immaginando che il danno sarà certamente pagato con risorse regionali in senso stretto, cioè probabilmente sarà pagato con risorse regionali per l'inizio, e speriamo che ci possa essere una significativa, diciamo, contribuzione di risorse nazionali. Mentre per pelate che noi certamente avviamo, oggi lo direi, no? Sì, è importantissimo, perché poi alla fine noi con questo lavoro di Renzo ci ritroviamo tutta la mappatura e possiamo immediatamente inserirci questo provvedimento, però deve essere subito detto culturalmente, perché se no facciamo passare il principio che da qui a 6 anni non succede nulla, quale che siano le norme dell'area di sicurezza. Anzi, bella, potremmo fare una mappatura di tutte le alluvioni degli ultimi 10 anni, no? Perché no, se stiponente, perché no, ragazzi. Se stiponente stai andando abbastanza rapidamente al giro. Vedete un po' voi, sono proprio fatto la voce. Con le zone rosse in generale, fate le cose. Va bene, questo per quanto riguarda le imprese. Eh? Le zone che dove c'è il rischio di fondazione. Sì, perché purtroppo può accadere anche in zone di una marca non è ancora caduta. Va bene, dopodiché in questi testi che ho inviato, posto con forza la questione famiglie, case, ma anche, diciamo, mezzi, spiegando loro che mentre sulle questioni, diciamo, strutturali o imprese, noi abbiamo messo tante risorse, già in passo quant'altro, qui noi avendo le spese tutte per questa attività, siamo per a parte cifre molto modeste, no? Tipo le famiglie quanto riusciamo a mettere, noi abbiamo messo, se usiamo, noi abbiamo messo 3 milioni più quelli della più 1.135 del consiglio. Quei 3 milioni lì possiamo giocare. Vabbè, quando qua andremo giù vi dirò se si sentiamo una trattativa terribile. Punto 3, sono urgenze. Però posso aggiornare, il gruppo ha lavorato sulla questione famiglie per, diciamo, e pensavamo una volta pronto e definito il tutto di fare poi con i municipi, i punti, però ovviamente siamo ancora... Ecco, sulle famiglie vi pregherei, l'ho già detto, lo dico solo, lo sappiano tutti, di venire a capo di questa polemica qui col comune. Nel senso, se lasciamo perdere il progresso di cui parlavate un attimo. Se esiste la possibilità di avere un modo più semplice, sta facendo esattamente quello che stavo dicendo, il gruppo sulla base di quell'indicazione ha lavorato, appena siamo pronti, sappiamo quanto, abbiamo anche già pensato di fare gli incontri con i municipi, poi vi diciamo. Suggerisco di sentire quelli della Caritas che avevano fatto, non so se avete già fatto, che avevano una serie di osservazioni, sì, poi qui questi aiuti, si ricordate, si articolarono anche altre volte con modalità diverse, cioè dall'edificio nuovo per le case, per l'edificio San Pietro di Pannonio di Varazze, a, diciamo, la campagna curata da Lorena sulla lavatrice, no? Con varie gambe. Credo che Ivan faccia parte di questo gruppo, no? Sì, sì, cioè Ivan Merella e l'altro sulla questione... quella raccolta fondi che io avevo avviato sulla povertà con Caritas e Acli, l'altro giorno abbiamo fatto un incontro, loro proponevano, vista questa situazione.
situazione di emergenza, di veicolarlo, un po' che si raccoglierà su questa cosa. Come c'era prevista questa vendita dei biglietti di Renzo Piano per Natale? Adesso proviamo a Renzo Piano ce li ho offerti, non è altro con biglietti, ma poi ci ho offerti dei biglietti da vendere, no? Sì, diciamo che ci sono le spese per la stampa, ma lui ha fatto tre biglietti da vendere. Ci ha regalato, diciamo, gli schizzi di questi tre biglietti che riguardano non è che sono già stampati, ce l'abbiamo addirittura già. Sì, ma sappiamo già che possiamo venderli. Sì, lo facevamo per la raccolta sulla povertà, vista l'emergenza. No, facciamo una cosa, insieme a Gian, sentite un attimo Oscar Bicchi, che Gian conosce bene, e vorrei dire, la informiamo e per lui la chiediamo permesso. Sentila tu, Gian. Bene, la vedi con Gian un attimo questa cosa? Sì, sì, e magari noi dovremmo fare una delibera che dice che avevamo proprio deliberata questa cosa, la causa giusta, che lo orientiamo in quel senso, e insomma si tratta un po' tutti magari di provare a veicolare questa vendita, che tra l'altro ne abbiamo tante, insomma, quindi di aggiungere anche questa cosa, allora potrebbe andare alle famiglie, tra l'altro i fondi li raccoglievano a Cle Caritas e quindi noi potremo, su indicazioni nostre, con contatto con loro, vedere i fondi comunque rimangono a loro, potrebbero essere anche spesi più sulle cose più urgenti, anche con meno burocrazia, seppur con regole, ecco, quindi tenere questo pezzetto un po' per l'emergenza nell'emergenza magari. Va bene, mi pare che questa parte qui sia abbastanza a posto, devo pregare lei in particolare di tenere contatti con Gabrielli e Morando, perché da qui al prossimo CDM bisognerà integrare l'attività di Gabrielli con quella di governo nel suo complesso, per il punto che adesso sto per dire. Ah no, volevo dire ancora uno. Allora, ho inserito nel testo che ho mandato Renzo, che adesso non distribuisco perché ci sono cifre che non vorrei che andassero in giro, no? Meglio, ne devono dire loro. Attualmente io glielo ho dovuto chiedere. Naturalmente poi quelli che seguono più vicino le cose le guardiamo insieme. Le cose che ho chiesto è che metta una norma in cui si dica che, visto che prima c'erano regole molto complicate, in particolare per le imprese, poi già ora, che si dia facoltà al commissario che verrà individuato, perché forse sarò io o Morandini, penso più secondo il caso per primo, no? Io, se vogliamo, possiamo anche in questi contatti che fate, potete anche dire, perché le ultime leggi andavano in questo senso, mi rendo conto che se il consiglio era un fatto speciale, eccetera, eccetera. Io non ho problemi, anzi, lo faccio molto volentieri. Di poter utilizzare residui laddove, come dire, si sancisse, si sia già sancito nel caso delle imprese, che non, cioè, per la complessità delle procedure, paghi tutte e poi te ne do un 40%, fatto sì che poi diventa rinunciato. Ma questo concetto potremmo metterlo teoricamente da fare anche per le famiglie, teoricamente, dopodiché sarà il comune stesso interessato a dirci, come dire, rinunciano, perché altrimenti l'esito di questa cosa è che in un giorno X accade come per il 0, no? Pare che sia abbastanza diverso. Ma siccome vorrei che facessimo un film diverso del Zeli, nel senso che ingegneria del Zeli, tutte le possibilità cerchiamo di usare. Chiaro sto nonno qui, no? Vabbè, ovviamente ho detto a tutti quelli con cui ho parlato che sono disponibili in qualunque momento, compreso il weekend, io non andrei, diciamo, a Firenze questo weekend, salvo che non sia utile andarci per questo motivo. Nel qual caso, ovviamente, facciamo una delegazione che ci va, no? In particolare direi l'LRE, che sono interessati, vediamo. Vabbè, terzo punto sono le sommergenze in cui sostanzialmente dico, vi chiediamo di valutare congiuntamente Gabriele e il governo una cosa e di fare un po' più un po' là, adesso lo dico semplicemente, perché è chiaro che si fa un po' qui e basta, la cifra è bassa. Io l'ho già sentito, come tu ben sai, non ho avuto, diciamo, un conforto da questi colloqui.
nel senso che mi ha fatto tutta una serie di considerazioni rispetto alle percentuali. Ma se la cosa è affrontata con la maniera, diciamo, standard, noi prendiamo pochissimo. Esatto. Chiarissimo. A questo punto, appunto, ho chiesto anch'io che non si affrontasse ieri, e adesso abbiamo 4 o 5 giorni per capire. Quello che io dico è questo, nel testo, che noi ci siamo svenati in una serie di alluvioni precedenti infiniti, che abbiamo dirottato valanghe di risorse regionali, falsa pesticidi, e che mentre nelle altre partite un po' riusciamo ancora a partecipare, qui siamo proprio andati, cioè il falso taglia tutti gli anni, abbiamo dirottato io una valanga di soldi, cioè. E quindi che le somme urgenze, province, comuni, come dire, stavolta siano sostanzialmente a carico del governo, sappiamo quante sono. Vediamo come andiamo. E poi c'è l'ultimo tema, che è il tema messa in sicurezza. Descrivo lì bene tutta la cosa, e poi chiudo con quella roba evocativa di lui, dicendo, ma riassumo anche a voi, anche a quelli che seguono di noi queste cose qui. Dunque, il Fregiano è interamente finanziato con contributi nazionali, provinciali, regionali e comunali. La cifra che abbiamo messo noi è quella che ci hanno chiesto. Ci hanno chiesto di 100 pesi, ci hanno chiesto. D'altronde abbiamo invitato il comune a fare un'operazione nazionale in cui ha preso parecchi soldi. No? Vabbè, se loro hanno avuto le risorse, ce le hanno avute per noi, perché come... Anche per noi, perché... abbiamo forzato la mano in tutti i modi e siamo stati pure rintroverati. Io no. Fregiano, dunque, 6 richieste, 4 ammesse con riserva, questo dico in giornali, è chiaro che all'inizio è complicato. Mi dice Pinaschi, io poi gli ho detto, non voglio sapere i nomi, vorrei solo capire in questi giorni, dico l'opinione pubblica, stiamo cercando di dare un indirizzo, entro, se... ci sono cose per questo che ci fermiamo. No, è legato alla Camera di Commercio, lo fai vedere se gli serviva. Che vorrei che tu ci seguissi. Allora, lui Pinaschi sostiene che, in grosso modo, si potrebbe avere l'assegnazione provvisoria nel mese di dicembre. Ma no, poi voi sapete da lì un po' è stato questa è una parte integralmente comunale, ma è evidente che già nei disagni dobbiamo seguirli, no? E più o meno la lavoro potrebbero cominciare nella vera prossima e concludersi, penso, più o meno con questo ultimo 2020. Non è autorizzato lo scavo con talpa. E quindi è chiaro che i tempi sono un po' condizionati anche da tradizionale, diciamo, lo scavo fatto da tradizionale. Invece, al momento, io sono responsabile del secondo lotto, vi conoscete ormai tutti, sono 35 milioni, c'è un ribasso per ho firmato pochi minuti fa l'ultimo decreto che dovevo firmare, quello con cui il comune mi indica la sua struttura, diciamo, di intervento, l'ultimo che devo firmare. Voglio subito dire, perché ho già sentito Boatos, che io ho chiesto al sindaco di fare quello che voleva, nel senso che le scelte del comune ha fatto sono 100% scelte del comune. Chiaro? Chiaro, cioè, non c'è. A questo punto noi abbiamo una struttura completamente operativa, completamente dalla stamattina, diciamo, anche per parte comunale, oddio, era già operativa perché doveva fare gli atti, quindi di fatto anche partiti. E quindi mi aspetto che nei prossimi giorni avvengano le cose che riguardano il rapporto con l'impresa, con la modalità che la struttura deciderà, ma che si orienterebbe alla consegna anticipata, diciamo così.
cioè, nel senso che tra le due strade, aiuto il giurista, cioè mandami i documenti che poi ti consegno, oppure ti consegno subito una clausola di solvente, che la cosa non vale, se i documenti non saranno una condizione. Una condizione. Cioè. Si sceglie questa qui perché l'avvocatura ci ha detto che vanno fatti gli atti più celeri per andare più avanti possibile nella cosa. Nel frattempo sarà notificata la motivazione sentenza agli interessati, è scattato quindi per 30 mesi, per il termine breve, e lì c'è il primo passaggio. No? Nel senso che noi sapremo a questo punto se questi qui ricorrono o non ricorrono. Se non ricorrono, la sentenza diventa giudicata. Se ricorrono, ai sensi della magia, scattano termini più brevi perché il Consiglio di Stato possa decidere, essendo ancora aperto il video, questi eventuali ricorrenti possono o no chiedere la sospensiva, no? Perché potrebbe essere un ricorso con richiesta di pronunciamento sulla sospensiva, o un ricorso che va direttamente al merito. In questo secondo caso la decisione della consegna anticipata è rafforzata anche da una rinuncia del ricorrente, no? Ma che naturalmente poi si arriverebbe comunque nel caso di dispositivo. Lo dico perché è evidente che poi questa cosa si trascinerebbe anche, diciamo, nella prosecuzione dell'attività con un altro commissario, ma mi pare che abbiamo condiviso almeno qui la responsabilità politica di questo, no? E poi con l'avvocatura la responsabilità di giuridica, no? Nel frattempo chiedo le strutture, ma questo è un fatto che si avverrebbe, perché le strutture che si occupano sono le sue due strutture, diciamo, questo punto unificato, cioè comunque se sono infrastruttura, difesa suola, ambiente, come si chiamano. È chiaro che bisogna, da una parte, stringere sui tempi con appena consegnata l'opera con quelli là, perché quantomeno rispetto ai 100 giorni, possibilmente accendere. E nel frattempo bisogna chiamare i soggetti che l'attore liberale, diciamo, sceglierà insieme all'attore liberale medesimo, che deve essere sempre presente, perché si proceda all'esecutivo del terzo e ultimo lotto, che è più complicato del secondo perché la geometria è la parte finale più difficile. Ho già detto, diciamo, a tutti, ma vorrei dire a voi, che qui c'è uno snodo fondamentale del ragionamento, ma che la mia pretensione, che l'ha vista insieme al Comune, naturalmente, è quella di non escludere, ma anzi di provare, a overlappare al sovrattore almeno in parte secondo il terzo lotto, perché ti pare di fronte a bisogno di questo genere. È evidente che tu avrai un imbalzo sulla stazione della circolazione, ma se almeno un parte, perché è chiaro che il secondo lotto parte con un vantaggio molto rilevante, no? Ha già l'ho fatto. E comunque ha di fronte un esecutivo più semplice del terzo lotto per geometrie sì, del primo lotto, e comunque c'è un tempo fissato da una gara, mentre l'erogatore liberale non ha niente di poi fissare per, no? Chiaro, no? E a questo punto però è chiaro, no, Lella? È chiaro che a questo punto lo sviluppo e la cantierizzazione del secondo lotto, lo dico perché mi fa gli altri per la vostra volta gli uffici vostri, deve essere un po', come dire, pensato immaginando che ci possa essere anche un qualche momento di sovrapposizione. Direi che basta. Posso aggiungere una cosa che si deriva la frase? Nel rapporto col governo potresti anche chiedergli le risorse, possono anche ricavarle dalle riprogrammazioni che stanno facendo dei FAS delle regioni che non hanno speso. Perché quando è successo la vicenda emiliana c'è stato un atto di solidarietà di tutti, tant'è che il FES nostro
Il governo ce l'ha ridotto di 5 milioni per passarli giustamente all'Emilia Romagna. Ma c'è oggi il fondo di FAS o anche FES? FAS, ormai FES non è più possibile, perché... Però l'esempio è stato che il terremoto emiliano... Anche in Abruzzo accade. Sì, il terremoto emiliano ci hanno levato 5 milioni nel FES, da noi, che era, e credo anche l'FSE e il TSR. Questo qui lo aggiungerò. Questo qui può essere un elemento, siccome loro oggi... No, si potrebbe dire al governo, ma si potrebbe dire anche a Chiampaino. Capite che se fosse... Lì stanno entrando nella disponibilità del governo, il governo che sta entrando io. Sì, ma capite che se fossero 100 milioni per quelle regioni del sud sono in inizio. E qualche decimale, quello che è. È un'ottima idea. Brava, brava. Volevo precisare anche quello che dicevo prima, in fretta, sulla cassa in deroga. Era firma del ministro, il decreto, con cui ripartono 500, ripartiscono 500 milioni dei 723 disponibili. No, non sono perso. Cioè, è la firma del ministro, Poletti e Padoan, riparto di 500 milioni dei 723 disponibili e hanno fatto diventare quel decreto 500 con criteri storici, tre secchi invece no, quindi diventa 503. Quindi noi prenderemo la nostra quota del 2% sui 500. L'altra cosa che volevo dire invece riguarda il laboratorio ex dell'IVA, e ho fatto fare una ricerca della residenza e risulta che fuori Comune di Genova ce ne sono 88, di cui 5 che avevano, cioè 88 più 5 che avevano rifiutato, magari proponendo di fare nel loro territorio potrebbero anche rivedere questa posizione. Ora, abbiamo poi mandato la lettera a Rio chiedendo insomma un'autorizzazione, se arriva apriamo a progetti diretti sui singoli comuni, altrimenti agiremo con una questo. Io ho visto che io ieri insomma ho mirato al bersaglio grosso, ti chiederei con Ballerini di sentire Bonaretti o Grandi dicendo giriamo anche a voi la lettera che il Presidente ha mandato a. Ma no, gliel'ho parlato un attimo, mi sembra una cosa va bene, se ci mandano due righe. Due righe ci dà massimo, se no facciamo una convenzione tra Comune di Genova e tutti i comuni. Vabbè. Il tema è che ci sono 30 comuni, se concentriamo su quelli più colpiti, se apriamo a tutti in base alla residenza. Fate voi, dedicate, se avete finito, possiamo spegnere per favore una cosa, diciamo, dentro. Ok, allora vabbè, mi pare che la parte principale dei fatti di Lorenzo oggi. Io dico che noi abbiamo interessato il governo per i punti 1, 2, 3, 4.